Allora, Antongiovanni lo abbiamo visto in passato giocare con la formazione di Gaeta, l'Andromat si è divertito e adesso è tornato alla base con il presidente Schiappa per dedicarsi alle giovanili. Quindi questa scelta di tornare ad allenare, anche se non più come playmaker, chi te l'ha fatta fare? Il presidente, Padula? Oppure era una cosa che già stavi pensando tu? No, veramente mi è stato presentato il progetto da entrambi ed è stato, sembrava un bel progetto, e sembra un bel progetto. E ci hanno messo poco a convincermi perché a me lavorare con i giovani piace, perché fare da traghettatore per una loro crescita, per portarli prima possibile in prima squadra o qualcosa di più, fa sempre piacere. Cioè, l'hai fatto in passato con Real Fondi, Sì. anche se eri il dirigente e Giovannoni pensava alla squadra giovanile, però comunque li guardavi i ragazzi, e quindi immagino che sia una voglia di fare questo, diciamo così. Eh sì, anche perché Futsal sta morendo, cioè vediamo che il cambio generazionale è sempre più misero, quindi ci dobbiamo lavorare, ci dobbiamo lavorare tutti e dobbiamo far crescere questi giovani, dobbiamo invogliare questi giovani a conoscere il Futsal, perché altrimenti fra pochi anni non esisterà più nulla. Pensa che pochi anni fa eravamo 6-7 squadre a fondi, ora è rimasto solo Lidl Pirata a fondi, quindi ci sarà un motivo, no? Sicuramente non c'è stato ricambio, hanno giocato solo quelli che c'erano, nel momento in cui si fanno, diciamo così, anziani, è chiaro che non possono più giocare. Certo, purtroppo noi più anziani sì, possiamo stare lì in campo, facciamo da traghettatori per loro, però lo dicevo pure l'anno scorso a Gaeta, possiamo fare solo da traghettatori, poi devono essere loro ad emergere e portare avanti il discorso, altrimenti non c'è mai una crescita, perché se ci fermiamo sempre a noi anziani, la squadra finisce lì, la Andre società Ventura e finisce lì. la squadra che si farà, mi sembra di aver capito, perché in base agli stage fatti è venuto fuori una rosa di ragazzi Andre Ventura. Under 21, ci abbiamo avanti ragazzi anche più giovani, si pensava anche a un Under 19 all'inizio, però poi abbiamo deciso di fare un'unica squadra, quindi una bella Under 21 con giovani che all'inizio magari potranno soffrire un po', però secondo me si metteranno subito anche loro sul pezzo per garantire un buon campionato d'Under 21. Dobbiamo conoscere chiaramente il girone, questo lo sapremo più là, ma a quanto pare si partirà in preparazione, non so se insieme oppure separati, il prossimo 5 settembre. Questo ancora non abbiamo parlato, però sicuramente non sarà tanto più tardi, se anche fosse più tardi, l'inizio dell'Under 21 sarà slitterato in una settimana. Forse inizierà insieme, ancora non abbiamo deciso, però sicuramente dobbiamo iniziare presto perché i ragazzi scalpitano e prima si inizia, meglio si lavora, più si lavora e più si raggiungono prima gli obiettivi. Come ti sembra Padula, direttore generale? Dopo tanti anni che l'abbiamo visto allenare, adesso questa figura nuova nel Lidl Pirata. Per me è stata una novità, però lui ci si è buttato dentro. Sicuramente al presidente serve una figura del genere perché era arrivato anche lui come me in passato nel Real Fondi che doveva fare quasi tutto lui e avere una figura che gli cura determinate situazioni anche a volte spigolose, fa molto comodo. E quindi è giusto che abbia preso Fabio in questo caso, visto che si è proposto lui e gli piace questo nuovo, diciamo, ruolo, sicuramente sarà una cosa positiva. Anche perché dobbiamo cercare comunque di far venire fuori il Futsal a fondo, anche perché hai detto tu, da 6 squadre è rimasto solo la Visconti femminile e lì è ritirato. Sì, è rimasto solo la Visconti, un grande auguri a loro perché hanno fatto un grande exploit, quest'anno fanno la Serie A e un tanto di cappello a mister Emilio Cibello, che è un grande amico, lo saluto, ne approfitto. E poi siamo rimasti noi. Io mi faccio ormai parte di loro come se fosse una seconda famiglia. E io di solito sono abituato così, quando entro dentro per me diventa una famiglia. Gaeta sono stato trattato benissimo, era una grande famiglia, infatti ci siamo salutati con un arrivederci, no? Con un addio. E ora iniziamo un nuovo percorso con loro, cercando di creare gli stessi presupposti e cercando di gettare le basi per un futuro roseo. D'accordo, mi sembra che è tutto. Appuntamento quindi all'inizio della preparazione, chiaramente alle novità che ci potranno essere. Certo, Grazie. tante grazie a voi.